Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi argomento super interessante, Elder Scrolls 6 e la sua esclusività o meno sulla piattaforma, diciamo così, Xbox, Game Pass, PC, Microsoft, rispetto chiaramente a PlayStation, in particolare PlayStation 5. Infatti è uscita l'ennesima dichiarazione di questo insider, leaker, Jeff Grubb, che ha ribadito che secondo lui assolutamente sarà un'esclusiva Xbox anche Elder Scrolls 6. Dice anche, perché la risposta era su Starfield, che già lo sappiamo per certo che è e sarà un'esclusiva Xbox, Game Pass e PC. Quindi, dato che comunque non è stato ancora detto ufficialmente da Bethesda, Microsoft, se sarà o no esclusiva, c'è da discutere, diciamo così, su un gioco che comunque non si ha una minima idea ancora di quando uscirà. Io ho fatto un video a marzo dove cercavo di speculare sull'uscita di Elder Scrolls 6, tra l'altro un video anche molto visto e molto piaciuto. Facevo un ragionamento abbastanza logico rispetto alle tempistiche tipiche di grossi brand, di grosse aziende sui loro prodotti di punta, ecco. Là immaginavo che potevano passare 2-3 anni dall'uscita di Starfield, però a marzo, quando ho fatto quel video, non sapevamo esattamente l'uscita di Starfield. Ora lo sappiamo, uscirà alla fine dell'anno prossimo, e quindi comunque quelle mie ipotesi di 2025, 2024, 2025 potrebbero, cioè le confermo, ecco, io penso effettivamente che Elder Scrolls possa uscire fra 4-5 anni, almeno come minimo. Questo perché, sintetizzando, essendo Elder Scrolls 6 un IP incredibilmente importante a livello proprio globale e amatissima da tantissimi, con un gioco precedente, Skyrim, uscito ben 10 anni fa e ancora che vende tantissimo in tutte le sue versioni, e che ha passato anche varie generazioni, sostanzialmente Elder Scrolls 6 è così atteso che una IP come Starfield nuova avrà bisogno di almeno 2-3 anni dove nessuno gli rompe le scatole, soprattutto un prodotto interno di Bethesda. Quindi effettivamente penso che Elder Scrolls 6 uscirà verso il 2025. Questo cosa vuol dire? A 4 anni da adesso. Questo cosa vuol dire? Che secondo me è estremamente probabile che effettivamente questa, anche questa, sarà un'esclusiva, la terranno come esclusiva Microsoft per tutta la piattaforma Xbox Game Pass, in tutte le sue forme ovviamente, anche quelle di streaming, e chiaramente per PC. Io sono così convinto di questo soprattutto perché anche il branding di Xbox in generale, Microsoft Xbox, è cambiato parecchio, e anche come viene visto rispetto a Sony è cambiato rispetto a qualche anno fa, rispetto ad adesso e rispetto a cosa sarà nei prossimi anni. Qua stiamo parlando di un prodotto, Elder Scrolls 6, che appunto nella migliore delle ipotesi uscirà fra 4-5 anni. Voi, secondo voi, come sarà il Game Pass in particolare fra 4 o 5 anni? Se già adesso è arrivata a oltre 20-25 milioni di abbonati, se già adesso ha un'infinità di giochi, più di 300, di cui una buona parte di buona, ottima qualità, non solo indie, anche di prime parti, già lo state vedendo cosa uscirà nei prossimi 6 mesi, un anno, di esclusive Xbox, Microsoft, che si è comprata svariati studi, tra i quali Bethesda, e ne comprerà altri. Lo state vedendo quanto sta andando forte anche a cercare di conquistare il lato dello streaming, quindi giocare via cellulare, giocare via portatili anche non troppo forti, però in streaming, giocare sul televisore con app che usciranno fra non molto tempo, già sono in testing per i televisori, per usare il Game Pass direttamente sul televisore. Come sarà forte Microsoft Game Pass e tutta la sua, diciamo così, ecosistema fra 4-5 anni? Ve lo dico io, sarà molto molto forte. Probabilmente sarà anche oltre 50-60 milioni di abbonati, e sarà
virtuosa. Se fino adesso Microsoft ha speso tanti soldi in perdita per costruire tutta questa struttura, fra 4-5 anni molto probabilmente sarà a gonfie vele, guadagnerà tantissimo con quel servizio di Game Pass. E la situazione sarà, secondo me, abbastanza diversa da come molti, magari, fanboy di PlayStation, per fanboy intendo quelli che veramente guardano solo il mondo PlayStation, giocano solo le cose di PlayStation, esaltano solo le cose di PlayStation e per loro non esiste nient'altro. Ecco, per questo tipo di giocatori, player, secondo me il futuro potrebbe non essere tanto roseo. E la scelta probabilmente di Spencer sarà quella di dare l'ennesimo colpo di grazia mettendo sotto un'esclusiva già loro di fatto così forte solamente per la piattaforma di Game Pass Microsoft e PC, perché ricordiamoci che dentro tutto il Microsoft c'è anche il PC, che stiamo parlando di numeri incredibili. Quindi alla fine rimane fuori solo Sony PlayStation 5 in particolare. Ecco, è vero, vendendolo anche su quella piattaforma farebbero tanti soldi, ma quanto sarebbe importante per loro affermare con un prodotto così forte, così importante globalmente come Elder Scrolls 6, la esclusività è quanto il loro servizio è unico ed importante di peso. Secondo me proprio non c'è che ragionare, sarà sicuramente un'esclusiva al lancio Elder Scrolls 6 solamente per Game Pass, PC e Xbox. Poi forse magari dopo un paio d'anni potrebbero concederlo per allargare e fare qualche soldo in più, ma al lancio proprio una scommessa sicura dal mio punto di vista, quella di Elder Scrolls 6 esclusiva. Questo più o meno è quello che penso io. Se la pensate in modo diverso, comunque sono contento di sapere i vostri ragionamenti, le vostre commenti, però mi sembra veramente un no-brainer questo, soprattutto per la traiettoria appunto che si sta realizzando nell'ecosistema Game Pass Microsoft da un paio di anni ad oggi e a quello che si vede nel prossimo futuro. Ecco, io Sony, ho fatto anche un altro video su questo, la vedo veramente in difficoltà da qua ai prossimi 7 anni, cioè da qua alla fine della generazione che è appena iniziata in realtà di console, io la vedo molto in difficoltà e vedo questo nuovo mondo dei servizi, dei giochi sostanzialmente, quindi in particolare di Game Pass di Microsoft, molto molto minaccioso rispetto a quello che insomma i fan magari Sony si erano abituati con la loro console. Ecco, è vero che fino adesso Sony PlayStation 5 vende così come niente, però il futuro potrebbe essere molto diverso e gli equilibri potranno essere anche molto diversi da pochi anni ad oggi. Ecco. E comunque vorrei dire che se guardiamo il Game Pass in maniera abbastanza imparziale, senza tifoserie, è un servizio veramente incredibile che tutti ci saremmo sognati da piccoli, cioè tutti quelli che hanno la mia età, magari avercelo avuto quando eravamo piccoli, invece di spendere 150.000 lire per un singolo gioco, pagare 10 euro o a volte due volte quest'anno c'è stata la promozione 1 euro per 3 mesi, il Game Pass, per avere 300 giochi e tutti di una qualità mediamente abbastanza alta, magari. Quindi il Game Pass è veramente una rivoluzione incredibile e dovrebbe essere acclamata e insomma abbracciata da tutti i veri gamer, perché è esattamente una cosa che va a favore tantissimo dei giocatori, abbassando tantissimo il rapporto tra qualità, prezzo, costo del singolo gioco, esperienza possibile. Non c'è veramente nulla da dire, questo ovviamente poi viene un po' distorto da tutte le varie tifoserie che insomma in Italia in particolare, ma vabbè, neanche nel mondo, ma in Italia in particolare sono sempre molto forti, quindi sicuramente i fan accaniti Sony avranno sempre qualcosa da dire contro, a prescindere. Ma vabbè, questo non ci possiamo fare nulla. Comunque ragazzi, scrivetemi quello che pensate sotto nei commenti e così ne discutiamo. Noi ci becchiamo prossimamente, come sempre, per altri video sul gaming a 360 gradi. Un saluto e statemi bene. Ciao ciao.